Francesco Scian, maltese, il romanzo del commissario, tu sei una figura molto emblematica perché ti chiami Mauro Licata, sei un giornalista ma rappresenti un po' tanti giornalisti, no? Sì, diciamo che la figura che forse mi ha ispirato un po' di più per abitare il personaggio di Mauro è stata quella di Mauro Rostagno, che insomma, è stato un giornalista che ha combattuto la mafia in maniera molto coraggiosa, molto potente, molto efficace. Mauro è una figura di un giornalista che a testa alta e a voce grossa ha assolutamente il coraggio di sciogliere queste catene, le maglie di questa organizzazione mafiosa che si stava studiando in quegli anni e cerca di fare pulizia attorno a sé per trovare figure che possano affiancarlo in questa lotta con questa integrità. E quindi l'incontro con Maltese, inizialmente col commissario, è un incontro dove c'è una fase di studio per capire se questa figura è veramente una figura pulita, una figura che ha la stessa fame che c'ha Mauro. E quindi poi mi sembra come se nascesse una fratellanza in questa missione e c'è un grande rapporto di complicità, nonostante le complicazioni che avvengono a livello di relazione amorosa, perché Mauro è innamorato di Elisa Ripstein e il commissario entra un po' in questo rapporto anche. Però la bellezza di Mauro è che è una figura veramente intelligente e la sua intelligenza gli consente di andare oltre i limiti delle gelosie, del possesso, e quindi questa forma d'amore unica, a mio avviso, che viene raccontata è una forma d'amore dove c'è talmente tanta profondità che riesce a dare libertà all'altro, perché spesso nell'amore devi lasciare andare per dimostrare che quello è vero amore.